Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast lato MotoGP, episodio 5. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Cassa martello! E andiamo! Eccoci ragazzi, arrivati alla quinta tappa del Mondiale MotoGP che si fa sempre più avvincente con una lotta Ducati-Yamaha che, scusate il gioco di parole, è sempre più avvincente. Questo weekend abbiamo visto Le Mans, pista bellissima, leggendaria per le quattro ruote, ma per le due ruote non è da meno. E quindi Tiziano, a te la parola, di cosa parliamo oggi? Ale, abbiamo visto una gara pazzesca, surreale. Allora, intanto partiamo dicendo di cosa parleremo, quindi inizialmente, velocemente, analizzeremo le prove libere, poi andremo all'analisi delle qualifiche Q1 e Q2 e poi faremo l'analisi della gara, l'analisi degli eventi della gara, quello che è successo, e daremo un voto a ogni pilota e alle scuderie. Come al solito, insomma. Esattamente, Tiziano, e quindi partiamo subito con le prove libere 1, che vedono Jack Miller primo, Joan Zarco secondo, terzo Joan Mir, quarto Paul Espargaró e quinto Marc Marquez. E queste sono le prove libere 1, Tiziano, e vediamo subito comunque che Miller, che poi sarà un protagonista del weekend, e possiamo dirlo a mani basse, già nelle prove libere un attimo si faceva notare. E infatti troviamo, però in realtà solo nelle prove libere 1 troviamo una buona prestazione, perché per il resto delle prove libere Miller ha un po' faticato. Poi nelle prove libere 2 troviamo Joan Zarco primo, secondo Fabio Quartararo, terzo Maverick Vinales, quarto Paul Espargaró, quinto Franco Morbidelli. Prove libere 3, Marc Marquez primo, Lorenzo Salvadori secondo. Attenzione, appuntatevelo, che weekend ha fatto Lorenzo Salvadori, poi ha avuto sfortuna col motore, ma andremo a vedere. E prove libere 4, troviamo Fabio Quartararo, Alex Rins, Franco Morbidelli, Paul Espargaró e Marc Marquez. Come sempre, vi diamo una visione un attimo di insieme di quello che sono le prove libere, che comunque non rispecchiano molto bene quello che poi vediamo in qualifica in gara. E quindi sì, abbiamo visto un Miller che nelle prime prove libere c'era, ma poi ha faticato un attimo, un Zarco è un Quartararo che c'erano più o meno lì davanti in tutte le prove libere, e tra l'altro una grande gara di Zarco, e successivamente un po' di intercambi di posizioni, ma soprattutto un Lorenzo Salvadori fuori dal solito, fuori dalle sue posizioni abituali. Ormai ne abbiamo scherzato tanto negli scorsi episodi, però quando c'è da premiare diamo a Cesare quel che è di Cesare, giusto Tiziano? Certo, ha fatto, diciamo che la moto potrebbe essere anche una buona moto, una cosa media, però quando corri così e ti presenti alle libere 3 con un secondo posto, si vede che c'hai la voglia di correre. Non so, magari è il circuito in cui si trova molto bene, però bravo, c'è da fargli i complimenti. Poi anche le qualifiche in cui ha passato la Q1, quindi ottimo. Poi in gara, Ale, come dicevi tu, abbiamo visto che c'è stato qualcosa che è andato storto con quel motore, che c'era un fumo pazzesco tutto attorno, non si capiva più niente. Peccato, perché comunque anche la gara stava rispecchiando comunque un buon weekend. Eh sì, Tiziano, hai fatto giusto notare i grossissimi problemi di affidabilità dell'Aprilia questo weekend. Infatti dopo andremo un attimo ad analizzare con i nostri soliti voti, ma ovviamente quando si parla di affidabilità si parla proprio del progetto della moto, del progetto portato dalla scuderia per questa stagione. E qui abbiamo visto una pessima prestazione da parte dell'Aprilia, perché ha avuto ben due ritiri, quindi 0 punti per l'Aprilia, e questo weekend non si può dire niente ai piloti, perché c'erano, e c'era anche Lorenzo Salvadori. Infatti passiamo alle qualifiche, non perdiamoci in troppe chiacchiere sulle prove libere, perché contro ogni aspettativa Lorenzo Salvadori va in Q2, ma Tiziano, che Q1 ha fatto? 8 decimi a Luca Marini. E mi immagino già qualche commento del tipo: sì, ma va bene, la Q1 non ci sono i big. Ragazzi, vi leggo la Q1.
Lorenzo Savadori primo ha dato 8 decimi a Luca Marini, secondo Luca Marini appunto, terzo Aleix Espargaró, quarto Joan Mir, quinto Alex Rins. Ragazzi, moto campione del mondo, pilota campione del mondo e pilota vice campione del mondo. E sesto Pecco Bagnaia, pilota in testa al mondiale. Settimo Danilo Petrucci, ottavo Iker Lecuona, nono Alex Marquez, decimo Tito Rabat, undicesimo Brad Binder, dodicesimo Enea Bastianini. Abbiamo visto un ottimo Luca Marini e un Enea Bastianini un po' zoppicante dal punto di vista di prestazioni questo weekend. Si è un po' ribaltata la situazione. Tiziano? Ale, di cosa dire di questa Q1? Abbiamo visto Salvadori, abbiamo già parlato, anche Marini molto bene. Anche Marini molto bene. Che passa appunto meglio di Bastianini nelle ultime gare, molto meglio di Enea Bastianini, che invece sembra aver perso qualcosa, perché vediamo che in Q1 ha girato 3 secondi e mezzo più lento di Savadori. Savadori ha girato quasi un secondo più veloce di Marini, è vero, ma 3 secondi e mezzo sono tanti. Non può essere una giustificazione la moto, no Ale, perché la moto è la stessa di Marini che è passata in Q2 e la stessa di Bastianini che è arrivato ultimo. E ne ha fatica dopo la caduta, no? Se non sbaglio, dell'altra volta si vede che fatica. Addirittura fa peggio di un pilota come Tito Rabat, che è appena tornato, cioè è sostitutivo e non è per niente in forma. E quindi fa un po' dispiacere, perché comunque noi due diciamo siamo dei fan di Bastianini, ci piace molto come pilota, e quindi anche ecco un altro pilota, anzi altri due piloti che mi hanno un po', come dire, mi hanno un po' deluso, possiamo dire, Mir e Rins, perché con quella moto che si trovano fare questa gara, anzi queste qualifiche, poi questa gara è deludente, molto deludente, ma come tutto l'anno un po' deludente. Rins, vediamo che lui nelle ultime appunto 5 gare che sono state corse, vediamo che a 3-0, 3 volte ha messo la moto per terra, ed era sempre, non l'ha messa per terra da un decimo posto, era sempre secondo, terzo, quarto, e ha buttato via le gare così, lasciando stare questa gara che era un po' strana. Dopo andremo a vedere le condizioni meteo, quel che è successo. Però, infatti pioveva un sacco, però è comunque insufficiente. Mir cade in gara ed è insufficiente anche in qualifica. Parte male e non riesce mai a ingranare. È molto deludente Mir, che è ex campione del mondo. Quindi sì, questo volevo dire. Effettivamente Tiziano, veramente è stato un weekend sotto tono per Joan Mir e Alex Rins e per la Suzuki in generale. Ma vorrei far notare, Tiz, Rins, accidenti, mi fa venire rabbia, cavolo. Va forte, perché va forte quest'anno. Sta andando meglio di Mir, a mio parere. Ma cavoli, 3 cadute consecutive. 3-0 su 5 gare fatte. Non è un buon modo per iniziare il mondiale. Sta accadendo continuamente, questo è indice di non lucidità. Ma tornando sulle qualifiche, andiamo a vedere quello che è la Q2. Pole position, ennesima pole position per Fabio Quartararo. Mamma mia, sta diventando il poleman di questa stagione. Già si sapeva il suo enorme talento nelle qualifiche, ma lo sta dimostrando ancora di più. Poi Maverick Vinales, 1-2 Yamaha, attenzione, è ricomparso Vinales, probabilmente siamo andati nella sterpaia e è comparso come un Pokémon. Dopo settimane che non si vedeva è tornato, è ricomparso. Sì, è comparso. Esatto, cerchiamo di prenderlo con una Pokéball perché sennò scompare per altre 4 gare. Jack Miller terzo, bravo Miller, bravo, già la gara scorsa aveva dimostrato di essere un attimo ritornato nel mood, perché l'avevamo proprio dato, te lo ricordi Tiziano, come peggior pilota delle prime 3 gare del mondiale. C'è da proprio ammettere di aver sbagliato, perché in 2 gare si sta facendo valere. Quarto Franco Morbidelli con una Petronas che solo lui riesce a far andare. Quinto Jean Zarco, continua un'ottima stagione da parte del pilota francese. Sesto Marc Marquez, anche lui un attimo ricomparso. Dai, ci sta
comunque la stagione di rientro, nessuno chiede a Marquez di tornare a vincere il mondiale, ma direi per il buon Paul Espargaró, mi dispiace, ma non è che stai facendo una gran figura, perché già un altro weekend che è dietro al appena arrivato Marquez. Sì, diciamo che Paul Espargaró non è neanche il peggiore dei piloti venuti in onda negli ultimi anni, anzi abbastanza nella media. No, anzi, mi rifaccio la frase, non è uno dei peggiori piloti, perché Paul Espargaró, sinceramente, Ale, dopo mi fai sapere quello che mi dici tu, e vediamo, diciamo che secondo me Paul Espargaró, fino all'altro anno pensavo fosse superiore a suo fratello Aleix, ora non mi ricordo le moto, se devo essere sincero, però comunque si vedeva che Paul Espargaró aveva qualcosa in più. Però evidentemente vedendo quest'anno uno ha la Honda che teoricamente sulla carta dovrebbe essere più forte, ma l'altro la Aprilia che comunque è molto forte. Ma secondo me il problema di Paul Espargaró è, come sempre, come ho detto negli altri episodi, è la difficoltà di guidare questa moto che è fatta su misura per Marquez, come lo era per Lorenzo, come lo era per Alex Marquez. E adesso diciamo che forse l'ultimo pilota che la sapeva veramente guidare e che era ai livelli di Marquez era Pedroso. Eh sì, lo diciamo molto spesso, ma ormai è una certezza, ma... e sembra che Honda non ci provi nemmeno a risolvere questo problema. Infatti senza Marquez, l'abbiamo visto l'anno scorso, 0-0-0 per la moto che praticamente ha dominato gli ultimi mondiali. E quindi Ale, chiudendo il discorso sulla Q2, sì, voglio elogiare Quartararo che ha fatto una qualifica pazzesca, ma come del resto sempre più bravo nella qualifica che sul bagnato, ecco, diciamo così, non è proprio il suo forte. Dopo analizzeremo la gara. Invece vediamo Vignales che, come hai detto tu, è ricomparso così, è spawnato così nella griglia di partenza secondo, poi è scomparso di nuovo nella gara, si è fatto vedere qualche giretto all'inizio, poi è scomparso, confermando il suo brutto periodo. Poi Miller, tanto criticato, come hai detto tu Ale, ha fatto una gara pazzesca, però non avevamo le nostre ragioni per dire che era il peggiore delle ultime gare comunque, cioè il peggiore, quello che ha tradito di più le attese. Ottimo Morbidelli, che con quella moto sta facendo i miracoli, e Zarco come sempre nella media, sempre lì a prendersi il terzo, quarto, quinto posto. Scusami se ti interrompo un attimo Tiziano, però andiamo a vedere un attimo quello che è il resto della classifica, perché ci siamo fermati un attimo nelle qualifiche a Marc Marquez, perché poi abbiamo una settima posizione e dopo andremo un attimo a vedere Takaaki Nakagami. Mamma mia, Takaaki Nakagami è uno dei migliori della stagione tra gli underdogs, perché sta facendo una stagione molto molto costante. Poi ottavo, poi le Espargaró, nono, anche lui è ricomparso un attimo, poi le Espargaró, scusate, Valentino Rossi. Decimo, Miguel Oliveira. Undicesimo, Lorenzo Savadori. Dodicesimo, Luca Marini. E poi successivamente le posizioni che abbiamo visto con la Q1. E Tiziano, andrei un attimo a vedere quello che è la gara, no? Visto che passiamo al momento clou del weekend, la domenica, dove il risultato conta davvero. E vediamo una vittoria incredibile, ma più che incredibile, meritatissima a mio parere, la seconda consecutiva per Jack Miller. Mamma mia Miller, ci ascoltate per forza Tizio, per forza di cosa? Perché se no non si spiega questa ripresa. Ale, guarda, veramente ci deve aver ascoltati, perché io non so neanche come descriverlo, cioè si sta vedendo tutto quello che lui veramente può dare con quella moto che ha. Perché la moto è perfetta, sulla moto non si può fare mai un... Cioè se devi fare una critica la puoi fare al pilota, ma quando devi fare una critica non la puoi fare sicuramente né alla Yamaha né alla Pramac, ma neanche alla Ducati, perché sono sempre al top, sempre al top. E quindi io ti dico, Ale, Miller oggi... scusa, Miller ha fatto una gara pazzesca e... Poi diciamo che dopo che Quartararo era davanti lo ha ripreso con una facilità immane, e sì, perché è più bravo di Quartararo sul bagnato. Quartararo è abbastanza, diciamo, è un pilota pulito, così non è abituato al tracciato bagnato, a tutte queste cose qua, e quindi Miller, che ha più esperienza, ha vinto e ha fatto benissimo.
È vero, Miller è sempre stato molto talentuoso sulla pioggia, però Tiziano ti faccio notare che non c'è stato un sorpasso, perché oltre a vedere la vittoria di Miller non c'è stato un sorpasso in pista, perché ragazzi, non ne abbiamo ancora parlato, è stata una gara incredibile. Partita subito, giri molto molto emozionanti, con un Marc Marquez che è partito a bomba, una caduta subito di uno dei protagonisti del weekend, degli ultimi weekend, cioè Franco Morbidelli, che è stato chiuso verso l'inizio dell'ultimo settore e ha perso la moto e non è totalmente finito in ghiaia, ma cioè, ha fatto un po' di sterrato, diciamo, ha perso veramente tutte le posizioni perché erano i primi giri. E che cosa è successo? Dopo i primi giri sull'asciutto è arrivata la pioggia, una cosa che non si vede molto spesso in MotoGP, un cambio pioggia e un cambio asciutto pioggia o pioggia asciutto. E non sempre sono abituati i piloti. Perché? Che cosa è successo? Una quantità di long lap penalty incredibile, Tiziano. Infatti, le due Ducati hanno fatto. Sono arrivati troppo veloci in pit lane, quindi hanno superato il speed limit che c'è alla pit lane, che è di 60 km/h, se non sbaglio, ed erano più o meno a 75. Quindi due long lap penalty per loro due. E poi anche per Fabio Quartararo, che ha sbagliato Piazzola, Tiziano, è andato su quella del suo compagno di squadra, Maverick Viñales. Ale, non sono abituati a fare. Mi sembrava un attimo le gare di Formula 1 dove le sospendono, fanno i cambi delle gomme, le robe casini. Dopo, un'altra cosa che a me Mi incasina. dissocio completamente, a me la Formula 1 Sì, piace. a me la non è che non mi piace la Formula 1, ma ho un po' di. Ho qualche dubbio, ecco. Non è proprio. Mi piace molto di più la MotoGP. E anche per questo non portiamo Formula 1, oltre che per tempo. Allora, no, dai, scherzo. Boh, praticamente, secondo me è ovvio che un pilota va a incasinarsi. Io penso che l'ultima volta che ho visto tutto questo casino del cambio della moto, non so, penso anni fa, una gara del genere. E proprio per questo sono, diciamo, anche mezzi giustificati i piloti a aver sbagliato. Forse meno giustificati Miller e Bagnaia essere entrati un po' troppo veloci nei. Ai box, ecco, e quindi ci stava la pit lane. Sì, esatto, non è molto giustificabile però l'entrata troppo veloce perché comunque quello, cioè capisco ancora la Piazzola, magari in un momento di frenesia, però l'entrata a box la fanno un sacco di volte durante il weekend, perché non è come magari chi gioca al gioco in MotoGP che esci fuori e ti fa fare subito il giro, no, devi uscire dai box, stare attento al pit limit, entrare ai box, stare attento al pit limit, quindi è una cosa che fanno un sacco di volte durante il weekend, quindi a mio parere da questo punto di vista ingiustificabili i due Sì, Ducati. boh, però dopo bravissimi a riprendere la gara, Ah, soprattutto assolutamente, Miller che ha assolutamente. vinto e Bagnaia poi che ha fatto una rimonta a dir poco pazzesca. Poi non si capiva più niente chi fosse primo, chi secondo, terzo. E abbiamo dovuto aspettare un 3-4 giri dove si è un attimo rimessa a posto la classifica. E con questi, diciamo che con questa sosta sono finiti davanti anche piloti come Lecuona e Marquez, che al solito occupano zone basse della classifica. Nel caso di Alex Marquez, ovviamente intendo il fratello. Alex Marquez finalmente finisce una gara, finalmente, dopo essere caduto, Incredibile! sempre caduto, incredibile, veramente. E la finisce anche sesto, quindi ottima gara. Nel complesso, una gara, diciamo, possiamo dire divertente per i fatti che sono accaduti, però, comunque una gara dove c'era ovviamente per il cambio di moto, c'era molto gap, no? C'era molto spazio fra una moto e l'altra. E questo infatti è stata una delle robe delle cose più entusiasmanti. Infatti, vedere un pilota come Zarco che è andato a riprendere Quartararo. E già lui è andato a riprendere ed era a 15 secondi. E ha fatto tutti i giri. Perfetto. Prendeva tipo 2 secondi a giro a Quartararo, una roba pazzesca. E addirittura riesce ad andargli anche 10 secondi sopra. Quasi quasi, Ale, ti dirò, se c'erano ancora 2 o 3 giri, probabilmente Zarco avrebbe passato anche Miller. Perché ha fatto una signora gara, Zarco. Si è ripreso in piena dopo una brutta posizione di partenza.
e anche una brutta partenza in cui era dodicesimo, tredicesimo, poi è salito e ha fatto una gara straordinaria, che appunto anche a casa sua in Francia gli fa solo che onore. E poi sì, un'altra gara pazzesca è stata quella di Bagnaia, che un po' come Zarco ha scalato la classifica. E anche Petrucci, mi fa molto piacere vederlo lì quinto dopo tutte quelle gare negative che ha fatto. Adesso vederlo lì con la Tech 3 quinto mi fa piacere, mi fa molto piacere per Danilo. Beh, guarda Tiz, penso che si possa dire tutto quello che vuoi su Danilo, ma dire che non è bravo sulla pioggia è quasi come una bestemmia, perché è incredibile. Gli dai qualsiasi moto, ma Danilo ti farà comunque un buon risultato sulla pioggia, perché veramente il suo cavallo di battaglia ha un talento incredibile. E infatti io mi ricordo ad Assen, l'università della MotoGP, in cui fece una gara incredibile, ma 3-4 anni fa, che me la ricordo ancora, con la Pramac all'epoca. E invece Joan Zarco, grandissima gara, ma questa è stata proprio una gara, come hai fatto tu giustamente il primo paragone, stile Formula 1, perché comunque la strategia e la scelta di team è stata molto importante, perché non è solo stata pazza per il passaggio da asciutto a bagnato, ma anche dal passaggio a bagnato asciutto verso gli ultimi 6-7 giri di gara, che hanno messo molto in difficoltà piloti come Quartararo e anche un po' Miller, perché Miller col bagnato era a più di 10-15 secondi da Zarco e Quartararo. Quindi abbiamo visto che Zarco invece è salito, stessa cosa per Bagnaia negli ultimi giri, sono saliti molto. Invece Tiziano, come avevo detto prima, io vorrei fare un applauso a Takaaki Nakagami, perché sta facendo una signora stagione con quella LCR Honda. Una signora stagione. Sì, ha fatto peggio del suo compagno di squadra Alex Marquez, ma io vado a guardare il complesso. E in MotoGP fare tanti buoni risultati, positivi, appunti, è un punto a favore, quindi bravo. Dopo gli daremo un voto, ma io già ve lo spoilerò, è positivo, è molto positivo. E Tiziano, l'avevamo detto prima, il Pokémon delle qualifiche, Vignales, è tornato nel prato, perché è tornato decimo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Posso dire, mi autocito, male malissimo. Mamma mia, Vignales. Ale, mi mancava da un po' di episodi che non dicevi male malissimo, mi mancava, devo essere sincero. Infatti volevo farti una cheat così, però dopo me ne sono dimenticato. Allora, praticamente, secondo me, cosa ne penso della gara di Vignales? Una gara come le altre, priva di spunti. Priva di spunti. Non riesce a passare si fa passare da tutti. Dopo che era secondo, non ha mai avuto una reazione. Si è fatto passare da cioè non è riuscito a passare neanche Iker Lecuona, che è una moto molto inferiore alla sua, ma molto inferiore alla sua, e questo non può essere una scusante la moto, perché è una moto pazzesca, abbiamo visto Quartararo, non può essere una scusante la strategia, è tutta colpa sua. Dopo la prima gara vuoto totale, zero. È una cosa strana, anche perché Vignales ha delle gare in cui fa degli exploit, in cui fa vedere una guida pazzesca, una guida pulita, un talento, e invece altre come questa, come le ultime, in cui veramente fatica, ma non sembra neanche volere, neanche forse né volere né poter avere un attimo un riscatto, cioè dopo essere passato, dopo... Non riesce, insomma, se qualcuno lo sorpassa, non riesce più a risorpassarlo. Non credo sia la volontà. Non è molto in forma, ecco, questo è. Me lo potrei aspettare da un Marquez appena tornato, ma non da un Vignales che non ha mai avuto problemi né quest'anno né l'altro anno riguardanti infortuni. Quindi io ti dico, molto deludente. Forse adesso, Ale, adesso che ci penso, secondo me è più deludente Vignales che le prime gare di Miller. Ma guarda, io invece ti dico il contrario, perché comunque aveva portato a casa una vittoria Vignales. La prima gara del mondiale ci aveva dato come quella sensazione che, wow, magari Vignales ha trovato un attimo durante l'inverno la quadra, più che di guida mentale, perché lui secondo me ha un problema di fiducia in se stesso, cioè ha delle difficoltà vere
ma non perché è un pilota lento, perché non è un pilota lento. Però lo sappiamo, la MotoGP è uno sport selettivo, come tutti gli sport motoristici a questi livelli, anche la Formula 1. Non puoi permetterti tanti risultati così. E la dimostrazione è che non puoi perdere le occasioni. Per esempio, Dovizioso non è riuscito a approfittare l'occasione. Quando Marquez si è infortunato, tutti si aspettavano che doveva per forza essere l'anno di Dovizioso, per forza di cose, e non lo è stato. E te lo dico, secondo me, stessa cosa per Vignales. Secondo me, perde queste occasioni, perde il posto, soprattutto con un Morbidelli che va forte, va forte. Ale, visto che prima hai citato la bravura di guidare sul bagnato parlando di Petrucci, che è bravo appunto. Ale è bravo, ma non sarà mai bravo come chi? Vediamo se indovini il pilota a cui sto pensando. Ma è perché sei lo stesso pilota che da tre episodi mi fa indovinare? Cal Crutchlow? Esatto. Ale, avrei capito che a me Cal Crutchlow è sempre stato simpatico, l'avevo già detto, è molto sottovalutato Cal Crutchlow, non è un fenomeno a livello di Marquez, di Rossi, di Quartararo, di tutti i bagnai, di questa gente qua, ma è un pilota che quando aveva la gara giusta, quando gli capitava la gara giusta, portava a casa sempre dei buoni risultati e se pioveva, se diluviava, la gara era sua. Piloti che andavano lenti, lui non aveva niente da perdere, io me lo ricordo perfettamente. Era spericolato in una maniera allucinante e vinceva tutte le gare. Magari c'erano due gare dove diluviava, lui le vinceva. E mi è sempre piaciuto come pilota, anche come persona, nei box, facendo le interviste, anche abbastanza umile. E quindi sì. E quindi è un appello, Ale, questo è un appello. Fate tornare sto pilota in MotoGP perché se lo merita, quest'anno non ha trovato la moto e secondo me se la merita molto più di altri. Bene Tiziano, dopo la tua ode a Cal Crutchlow, torniamo un attimo a parlare della classifica. Sarà il titolo del video. Per fortuna i titoli li faccio io. Arriviamo così a Valentino Rossi, undicesimo ancora insipida la stagione del VR46, che le voci sembrano... Cioè, è da tanto che si parla del ritiro, però pure lui stesso l'ha detto, ovvio, dopo un po' se non arrivano i risultati, non lo so, secondo me questa stagione potrebbe essere veramente, purtroppo, qua mi viene veramente la lacrimuccia, del dottore. Arriviamo, Luca Marini, fratellino, dodicesimo, bene, bene, con lo Sponsorama, e, tredicesimo Brad Binder, quattordicesimo Enea Bastianini, quindicesimo Tito Rabat, sedicesimo Franco Morbidelli, purtroppo la gara è andata subito a quel paese nei primi giri. E adesso Tiziano, ormai c'è in ogni gara, abbiamo la lista dei caduti di questa gara, che parte con Miguel Oliveira che si ritira al dodicesimo giro, Aleix Espargaró che si ritira al quindicesimo giro, Marc Marquez che si ritira al diciassettesimo giro per la seconda caduta, perché è caduto due volte Marc, era primo, stava facendo una gara incredibile. Dopo l'asciutto, la pioggia, sta facendo una gran gara Marc Marquez. È caduto, sembrava che si fosse fatto male. L'ha tirata su, stava facendo la scalata ed è di nuovo caduto. Due brutte cadute. Evidentemente di un anno fuori a lui non gli importa niente. Cioè, ha quella mentalità da campione, non gli andrà mai via. E infatti, proprio, mamma mia, sta facendo comunque una grande prestazione dal punto di vista atletico. Poi però, se guidi così, cadi. Joan Mir, ritirato al quarto giro, un'altra caduta per Mir. Lorenzo Savadori, mamma mia, non se lo merita per un weekend, che non si meritava questo risultato, cavolo. Ha fatto un super weekend Savadori, e povero, ho proprio pensato, no, mi dispiace troppo quando è uscita una fumata enorme bianca dal motore dell'Aprilia. E ritirato anche Alex Rins. Terzo ritiro consecutivo. Ale, mi fai spendere un attimo due parole sugli ultimi della gara, come hai fatto tu adesso. Allora, vorrei parlare dal pilota a cui sono arrivato, diciamo, Rossi. Ale, a me fa sempre più male. A me fa sempre più male vederlo lì. Non riesce ad ingranare, era riuscito anche a prendere un'ottava posizione, ma poi l'ha passato Espargaró, ha passato Lecuona, non è riuscito neanche a reagire. È veramente una gara praticamente, diciamo,
in solitaria, priva di niente. Vale, è un appello questo, veramente l'ho fatto anche a Cal, però Vale, è stato forse il migliore di tutti i tempi, però ora non riesce più, secondo me, Ale, a combattere. Per me dovrebbe lasciare e magari dedicarsi a un altro lavoro, per esempio, che riguarda star dietro al suo team, il VR46, perché quello è il suo futuro. E comunque resterebbe sempre nell'ambito, no? Ovviamente, come i calciatori che decidono di fare gli allenatori, i dirigenti, e quindi non perdi la tua passione. Bisogna accettarlo, Ale, qualche volta il ritiro, ci sta. Certo che Tiziano ha quel sogno di quel decimo mondiale. Fa male. Ormai è troppo tardi, ci sono stati periodi in cui si poteva, episodi molto discutibili, e non vado oltre, molto discutibili, sfortune, demeriti, è andata così, peccato. Marini invece ha fatto un'ottima gara, facendo vedere anche oggi, diciamo, un'ottima gara, una buona gara, ecco, considerando la moto, è ancora oggi meglio di Bastianini. E invece Binder non lo vedi praticamente mai, qualche gara riesce ad arrivare nei primi posti, ma se no veramente non lo vedi, lo vedi pochissimo. Diciamo che Oliveira fa molto più di Binder, però anche Oliveira fa troppi errori, cade troppo spesso. Titolo Abbat non lo hanno mai inquadrato, però sempre lo stesso discorso dell'altra volta. Con quella moto, con la Pramac di un pilota fortissimo come Martin, che abbiamo visto poter andare, e la stessa moto di Zarco, non è sicuramente scusato. E poi un Morbidelli di cui non possiamo dare un giudizio, perché insomma è stato sfortunato, non è uscito per un errore suo, ha concluso comunque la gara anche avendo 4 giri in più da scontare, ecco. E dei caduti daremo dopo il voto, e non dico ora cosa ne penso. Bene Tiziano, è proprio come hai detto tu, andiamo un attimo a dare il voto a quello che sono i piloti questo weekend e a quello che sono le moto. Quindi partiamo col vincitore di questa incredibile, divertentissima gara, che è Jack Miller, l'australiano dal cuore d'oro. Mamma mia, super gara, super gara. Ok che in qualifica non è andato al massimo, però cioè a un decimo dalla pole è un weekend da 10. Mi sento... No, sai che ti dico? Per l'errore fatto in entrata box do 9,75. Non ho mai dato 9,75, che 10 meno. Quindi 10 meno per Miller, solo perché poteva stare un pochino più attento in entrata box. Miller, non ascoltare Alessio, ascolta me, 10. Non c'è un altro voto per Miller oggi, non c'è un altro voto dopo la doppietta. E io, Ale, quasi spererei nella tripletta per la prossima gara, che invece a Quartararo non è arrivata, per esempio. Quindi io spero nella tripletta e do questo 10 anche di incoraggiamento. Sì, l'errore in effetti era molto brutto, però vabbè. 10 e alla Ducati 10. È stata davanti tutto il tempo con Miller e ha fatto vedere che moto che è, con Bagnaia che ha recuperato infinità di secondi su Quartararo ed ha salito la classifica dall'11° posto al quarto. E io do 10 meno anche alla Ducati, perché evidentemente non ha avvertito i piloti nell'entrata box. Cioè, mi sembra un errore troppo assurdo. Questo do un meno perché è stato perfetto il weekend Ducati, però non lo so, non mi sembra così assurdo come errore. Vabbè, passiamo alla seconda posizione, Joan Zarco. Allora, visto che non ho dato 10 a Miller, non posso dare 10 a Zarco. Quindi do 10 meno anche a Zarco e alla Pramac 8, perché Tito Rabat è andato maluccio, però anche la Pramac è andato molto bene. Ale, io a Zarco do 9,5, grande gara. Sinceramente all'inizio della gara non ci speravo, perché l'ho visto in 15esima posizione, 14esima, non me lo ricordo, l'ho visto lì. Veramente in difficoltà, non veniva su. Poi col cambio gomme è successo qualcosa, si deve essere anche svegliato, e porta a casa questa seconda posizione, ennesimo risultato buono. Diciamo che l'unica pagina nera di questo mondiale è stata la caduta l'altra volta, ma più una disattenzione, può succedere. Quindi
Zarco 9,5 e la Pramac io mi sento di dare anche come al pilota 9,5, non conto Tito Rabat. Sai, Tiziano, sono molto curioso perché, per chi non se lo ricorda, noi andremo a vedere i voti che abbiamo dato con un pagellone finale alla fine del mondiale. Sono veramente curioso di vedere se alla fine del totale il pilota che ha vinto il mondiale sarà effettivamente, secondo i nostri voti, il pilota che ha avuto la media migliore. Ma lo scopriremo. Andiamo con Fabio Quartararo. Fabio Quartararo deve migliorare un po' la pioggia. Pole position, per me, il suo è un weekend da 9,5. Perché poteva fare un pochino meglio. E soprattutto l'errore della piazzola dei box. Mamma mia! Perché? Perché? Ma come si fa? Accidenti. Cioè, si sbracciavano i suoi meccanici e l'ha sbagliata. Vabbè, l'ha pagato l'errore. Però dai, 9,5 per Fabio Quartararo che tiene la testa del mondiale. Anzi, tiene, riprende la testa del mondiale e per la Yamaha do un 8 e mezzo. Ale, io a Quartararo do 8-9, è un voto per spronarlo perché si meritava anche il 9, 9 più, 9 e mezzo forse, però intanto l'unica cosa che posso dire è deve migliorare un po' ancora, è ancora un po' diciamo da svezzare, ecco, è un pilota ancora da svezzare perché vediamo che sul bagnato non è proprio il suo forte, non è proprio molto spericolato, ma è anche normale. E quindi non puoi dare i voti che ho dato a Zarco e a Miller. Quindi gli do un 8-9 per l'ottimo risultato e anche aver raggiunto il podio in casa comunque. E alla Yamaha do 8,5 perché Vignales fa un po' tutto da solo, ecco, non c'entra la Yamaha. Arriviamo così a Pecco Bagnaia, grande gara da parte sua, 9, che adesso non è più in testa al mondiale, questo sì, ha solo un punto di distacco da Fabio Quartararo, però comunque merita un bel 9 perché ha comunque fatto una grande gara. Bagnaia, io gli do ancora più di Quartararo per quello che ha fatto, quindi io gli do 9, e alla Ducati ho già dato il voto. Comunque, per spendere due parole su Bagnaia, io dico che questo pilota, che adesso è secondo nel mondiale, ma possiamo dire primo a pari merito, perché dopo vedremo la classifica, questo pilota, che già l'altro anno aveva fatto vedere molto, si sta confermando sempre di più un pilota costante, però che posso fargli un appunto? Deve vincere. Questo ragazzo deve vincere una gara, deve iniziare a vincere, perché il mondiale sì, si può vincere come ha fatto Mir l'altro anno, ma quest'anno secondo me non è quel mondiale, perché Quartararo non sbaglia più e c'è un altro avversario come Miller e un altro avversario come Zarco e forse anche Marquez. Esatto, si deve sbloccare assolutamente. Deve fare quella vittoria che gli sblocchi la modalità win-win-win. E Tiziano, diamo a Cesare quello che è di Cesare, 10 a Danilo Petrucci, visto che comunque ha sempre voti bassi perché ricopre posizione Ale, basse. Ale, Ale, avevamo detto che non davamo più 10 per la livrea. No, non è questo il caso, povero Danilo. Non è questo il caso. Io do 10 a Danilo, però alla Tech 3 do 9. Se lo meritano, se lo meritano. Grandissimo weekend. Ale, ovviamente stavo scherzando, quella cosa che ho detto prima, perché per chi non lo sapesse, se volesse andare a ripescarsi l'ultimo episodio, avevo dato, anzi, 2 episodi fa. Avevo dato 2 episodi di MotoGP, ovviamente. Avevo dato 10 a Petrucci, no, Petrucci, alla Tech 3 per aver la più bella livrea. A me quell'arancione mi fa morire, è bellissimo e quindi se lo merita quel 10. Oggi non c'entra la livrea, oggi ci sono solo buone gare da parte di Lecuona e di Petrucci. Non dovute alle cadute degli altri, dei meriti degli altri, ma dovute veramente a delle ottime prestazioni, quindi per me Petrucci è 9 e per me la Tech 3 è anche 9,5. Tiziano, in sto passo la Tech 3 a fine anno avrà una media del 10 e arriviamo così a
Sarà prima. Esatto, sarà prima. Arriviamo così ad Alex Marquez e a Takaaki Nakagami. Ad Alex Marquez do un 8 e a Nakagami, per il complesso di quello che sta facendo nelle ultime gare, do un 8,5. Alla LCR Honda, che ricopre la sesta e la settima posizione, mi sento di dare un bel 9. Grandissimo weekend per la LCR Honda. Ale, che dire, anche la LCR Honda ci ha stupiti, come ci ha stupiti la Tech 3, quindi io alla LCR Honda do 9,5. Per essere coerente come ho fatto con la Tech 3, e a Marquez do un bel 8,5. Ottima gara. Dopo, finalmente, dopo tutte quelle cadute a cui accennavo prima, finalmente arrivano punti, pochi ma importanti, per comunque restare in MotoGP, restare non in corsa per il mondiale, ovviamente, restare insomma in una buona posizione, farsi valere. E poi, che dire, Takaaki Nakagami con quella moto lì è un pilota immenso, perché con quella moto lì arrivare sempre fra i primi, e addirittura era terzo, dopo ovviamente sono arrivate moto molto più veloci e piloti che oggi forse erano ancora più in forma, avevano la moto ancora più in forma e forse lo erano anche loro. E quindi io ti dico, Nakagami oggi ha fatto un'ottima, ha fatto un ottimo mondiale in generale. Una delle sue solite gare veramente, veramente buone, veramente solide, dove non perde posizioni e dove si fa sempre valere. E quindi per me al giapponese do 8,5. Paul Espargaró. Non mi sento dare più di 8,5. 8,5 perché comunque sono più gare, come ho detto prima, per Takaaki, che sta facendo più o meno bene per quello che è la Honda. Però comunque Marquez sta facendo meglio di lui, però non voglio essere cattivo, oggi mi sento particolarmente buono. E alla Honda invece do un bel 7,5, mi pare il voto più giusto per questa moto. Ale, invece io con Espargaró non so esattamente che voto dargli, perché se tu guardi i voti che ho dato prima, il sesto, il settimo, il quinto, sono molto alti, proprio perché sono piloti che non erano, sono un po' inaspettati, no? In quelle posizioni, oppure hanno fatto una grande gara. Qua Espargaró ha un ottavo posto proprio che non sa di niente, non mi dice niente, con quella moto lì potrebbe far molto meglio, e quindi per me Espargaró è un 7,5 oggi, un 7,5, e una Honda anche 7,5. Iker Lecuona, l'altra Tech 3, e a Lecuona dai, do comunque anche lui un weekend fuori dal comune rispetto alla media, un 8,5, dai, se lo merita. Invece io al compagno di Savadori in fondo alla classifica, volevo dire a Iker Lecuona, dopo la gara di oggi, dove appunto lo vede nono, che in confronto alle ultime gare, alle sue gare del mondiale, è un risultato ottimo. Allora io ti dico, oggi diamo un voto giusto, corretto, alle Cuona, che è secondo me 8,5, perché oggi se lo merita tutto. Arriviamo così a Maverick Vinales. 6. Ale, anch'io non posso che concordare con te. 6 per essere buoni, perché fa strano, non un salto 8,5, 6, però bisogna considerare la moto e anche il pilota. Vinales sale 6 perché siamo buoni, dai. 6 deludente. Deludente, mamma mia, troppo troppo deludente. Valentino Rossi, anche lui sei, perché se fosse rispetto alle scorse gare darei di più, ma è comunque la Petronas, quindi sei. Ale, io oggi non mi sento di dargli la sufficienza, anzi, 5. Invece, cambiando aria, anzi, scusami, prima il voto alla Petronas do un 7,5, perché comunque Morbidelli era lì davanti prima di quel mini incidente. Alla Petronas do 7, perché comunque sì, come hai detto tu Ale, Morbidelli sembrava andare. Il problema qui non sembra essere, oltre a essere un po' la moto che non è top come l'altro anno, in cui veramente era ai livelli della Ducati, della Yamaha ufficiale. Quest'anno il problema non è solo la moto, ovviamente Rossi non sta facendo una buona annata, un buon mondiale, e diciamo che Morbidelli, se non avesse avuto quella sfortuna di trovarsi bloccato fra altre due moto, dover finire nel ghiaione e cadere,
avrebbe fatto secondo me una gara che non lo vedeva sul podio, ma lo poteva vedere quarto o quinto. Quindi io mi sento di dar 7. Arriviamo così a Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, fratellastro, e qui cambiamo storia, cambiamo voti, perché per Luca Marini comunque mi sento di dare un 7,5. Sì Ale, anche io mi sento di dargli un 7 per quello che, considerando la moto, la stagione in generale, e anche considerando che si è ripreso rispetto alle ultime gare. Arriviamo a Brad Binder, KTM. Oddio, ha fatto meglio i weekend scorsi, quindi ci sta a dargli un voto più basso del solito, quindi gli do un 6 per spronarlo, perché so che può fare meglio. Ale, io a Binder inesistente in questa gara, l'unico merito è non essere caduto, magari col bagnato, però 5,5. Invece alla KTM io voglio dare un 5,5, anche considerando la caduta di Oliveira, e comunque non un buon weekend, non un gran weekend, ecco. Idem anche per me, stesso voto. Arriviamo così a Nea Bastianini, e ne approfittiamo anche perché abbiamo per sbaglio saltato il voto alle sponsor Ama Racing, e a Nea mi sento di dare un 6, dai, anche visto il voto che abbiamo dato al compagno. È difficile dare un voto a Enea. Io gli do 5,5 oggi a Enea, perché non mi è piaciuto né nelle qualifiche, dove era ultimo nella Q1, e neanche troppo in gara, in cui è risultato troppo lento. Quindi gli do 5,5, anche se le altre volte i voti erano più alti, quindi ci sta anche, no? Dare un voto di incoraggiamento, ecco. E alle sponsorama do 6. Anche per me. Anzi, no. Io do 7, perché è un weekend fuori dal comune per le sponsorama. Arriviamo così a Tito Rabat con la Pramac. Tito. Che bella occasione che stai buttando via. Con una moto che va. Allora, solo 4 posso darti. Ale, doveva stupire. È arrivato già 2 settimane fa in pompa magna. Oh, io sarò la sorpresa del weekend, avevamo già detto, no, nell'altro episodio. Io oggi stupisco tutti, io... Magari poteva essere comprensibile la prima gara, in cui arrivi dopo anni che non corri a quei livelli, e dici, va bene, ci sta. Ma qui, quindicesimo, diciamo ultimo, perché Morbidelli aveva 4 giri in più per la caduta... Non è accettabile con quella moto che forse assieme alla Yamaha, non smetterò mai di dirlo, assieme alla Yamaha e la Ducati la più forte. Quindi io dico che per Tito Rabat ci vuole un 4. Franco Morbidelli, Franco, devo dare 3. Perché è stata una gara, un'occasione persa di rimanere col treno del mondiale. Certo, siamo ancora alle prime gare, quindi non è finito per niente nulla. Però io ho paura che sarà come l'anno scorso, quindi le prime 5-10 gare maluccio e poi si sblocca e va poco così dalla vittoria del mondiale, Franco. E mi dispiacerebbe vedere di nuovo una situazione del genere. Ale, senti, io non sono per niente d'accordo col tuo tre, e infatti gli do un altro voto. Io a Morbidelli do 6, perché non ci sono stati i suoi problemi, i suoi errori, i suoi sbagli, non ci sono stati, Ale, secondo me. E questo 3 è troppo cattivo, perché lui in realtà ha continuato la gara da grande pilota, da pilota che ha voglia di fare, perché con 4 giri era rimasto a terra, 4 giri di differenza, ha finito la gara. Questo secondo me dimostra solo molta volontà, molta forza di volontà. E poi quel 6, da cosa è giustificato? È giustificato dal fatto che lui non ha commesso errori. Il suo errore non è caduto per un suo errore, è caduto per una situazione che può succedere spesso, ovvero essere chiusi e finire per andare dritti, ecco, e quindi non poteva fare niente. Quindi Ale, per me Morbidelli è un 6. Ma sai che quasi quasi mi hai fatto cambiare voto. 5. Dai, aumentavi 2 voti. Un po' cattivo. Sono stato un po' cattivo, effettivamente. Andiamo un attimo a dare i voti ai caduti molto velocemente. Miguel Oliveira è ritirato al giro 15. Non stava facendo una gara incredibile, ma neanche bruttissima. Mi sento di dare un 5. Anzi, no, scusa, ho dato 5 a Morbidelli, perdonami, 4. Ale, se non sbaglio, Oliveira. Adesso non me lo ricordo di preciso.
ma Oliveira mi sembra che non è caduto, ha avuto un guasto. Quindi il problema è più della KTM, ora che ci penso, più che di Oliveira. Quindi sì, anch'io gli do 4, però non voglio farne una colpa al pilota, che comunque non stava facendo una gara pazzesca. Infatti gli do 4. A Marc Marquez, troppa frenesia su questo, non ha perso il pelo, diciamo, come si dice il detto, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quindi sì, mi sento di dire che Marquez merita un 4 perché l'ha buttata via, ha buttato via un'occasione. Anzi, quasi quasi do 3,5. Troppo frenetico, Marc. Troppo frenetico. Io le do anche 3,5 perché due volte è caduto. Questa è la cosa che è più grave. Cadere due volte. Un pilota come lui, che comunque di cadute ne ha fatte anche ultimamente, ne ha fatte in prova, ne ha fatte in qualifica. Ne ha fatte parecchie, ne ha fatte di brutte. La più importante gli ha rovinato praticamente, ha rischiato di rovinargli la carriera. E cadere così tutte queste volte, e non è caduto per colpa del bagnato, può essere, ma anche per delle sue disattenzioni. La seconda proprio ha sbagliato lui, invece la prima forse un po' il bagnato, però è andato a toccare quel cordolo che col bagnato diventa ancora più scivoloso e la moto ovviamente è saltata per aria. A quelle velocità è anche normale, quindi per me è 3,5, veramente niente di che. Era primo, si è perso quel primo posto e dopo la gara è andata come è andata. Joan Mir, mamma mia Mir, mamma mia la Suzuki, mamma Mao. E sia Mir che a Rins do 2, perché Rins, dopo tre gare così consecutive caduto, merita solo questo voto, anche 1,5. Mir male, non ti puoi presentare da campione del mondo e fare tanti zeri, gare insoddisfacenti, neanche qualificarti alla Q2, malissimo. E allo Suzuki anche do 2,5, forse adagiata sugli allori dell'anno scorso, forse non hanno trovato qualcuno che sostituisse il team manager, perché chi non lo sapesse è andato a fare il team manager in Formula 1 all'Alpine. E per l'Aprilia invece mi sono dimenticato di dare il voto. Io do un 2 anche a lei per l'affidabilità, perché chi c'è dopo Mir e Rins? C'è Lorenzo Savadori. Cavoli, Lorenzo finalmente sta facendo la miglior gara della sua annata, e infatti mi sento di dare, te lo dico, sarà proprio l'exploit della stagione di Savadori, gli auguro che ce ne siano altri. Io do 8 a Savadori. Ale, io per quanto riguarda Mir e Rins mi sono già espresso prima e trovo la loro stagione a dir poco deludente. Veramente non saprei chi scegliere fra quale di due mi ha deluso di più, perché Rins le gare che ha fatto fin quando era in piedi le ha fatte molto bene, le ha fatte da grande pilota, perché quale è un grande pilota Rins, ha un grande talento e non era solito cadere l'altro anno. Non era un pilota famoso per le sue cadute, per i suoi errori. Non capisco cosa sia successo quest'anno. Posso capire questa volta che c'era la pioggia, ma le altre volte in cui il tempo era ottimale, a dir poco ottimale, non è giustificato. Mir oggi cade, un'altra volta cade, poi fa delle prestazioni insipide e che veramente sono insufficienti, sono sempre insufficienti, non te le aspetti dal pilota che ha vinto il mondiale l'altro anno. E quindi io, Ale, non posso solo che essere cattivo con loro due. Rins 2 per tutti questi zeri e Mir, anzi Rins come aggravante ha anche quella di essere caduto due volte e Mir invece ritirato al giro quarto proprio all'inizio, quindi anche per lui 2, anzi 1,5. E Espargaró non ho dato il voto Ale prima, e quindi ti dico Espargaró per me ha ritirato il giro 15. Io non voglio essere cattivo con Espargaró perché comunque la stagione che sta facendo è una grande stagione, col bagnato era scivolato e quindi può cadere, e la sua prima gara veramente
insufficiente, perché le altre erano sempre sufficienti, anche di tanto, erano sempre da 7-8. Per me Spargarò oggi 4,5, non voglio essere troppo cattivo. E all'Aprilia invece mi sento di dare un 6, anche se ha un pilota come Spargarò, ha due piloti caduti, non per colpa sicuramente della scuderia, ma questo 6 è dovuto proprio alle prestazioni, perché Spargarò era in alto, era proprio fra i primi, e Savadori era anche fra i primi, poi si è messo di mezzo il motore che ha iniziato a fumare e a fare un casino in pista, e quello è stato la colpa del ritiro di Savadori. E Ale, come hai detto ma tu, anche di Spargarò, Tiziano, entrambi hanno avuto problemi tecnici al motore. Ah, anche Spargarò? Sì, doppio ritiro motore. E allora rifaccio il voto. Allora l'Aprilia do 5, non 6, perché vuol dire che questo è un problema dell'Aprilia, non può essere altro. Però io a Savadori do 8, come hai detto tu Ale, 8, anzi anche 8,5. Per tutto il weekend, per le qualifiche, le prove e anche per la gara, fino a quel momento in cui non si è dovuto ritirare, quindi 8,5. Bene Tiziano, arriviamo così alla fine dell'episodio, ma prima diamo uno sguardo alla classifica del mondiale, perché la classifica del mondiale MotoGP vede primo Fabio Quartararo 80 punti, secondo Pecco Bagnaia 79 punti, un attimo staccato Joan Zarco a 68 punti, a 64 punti Jack Miller-House e quinto a 56 punti Maverick Viñales. Non vi dico il resto della classifica, ma bensì vi dico che la lotta è lì davanti tra Pecco e Fabio Quartararo. Ma tranquilli, tranquilli che Millerhouse arriva. E Tiziano, con questo sguardo alla classifica mondiale arriviamo alla fine del quinto episodio della MotoGP. Vi ricordiamo che è uscito in settimana l'episodio riguardante il calcio. Vi ricordiamo che ci potete seguire qua su YouTube, che non costa niente, su Spotify, su Breaker, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Ci trovate adesso anche su TikTok, su Instagram, dovunque voi vogliate letteralmente. Tiziano, quindi ci rivediamo nel prossimo, allora ci vediamo ovviamente la prossima settimana con un episodio di calcio che riguarderà le news di questa settimana qui, e poi ci rivediamo ovviamente fra due settimane con l'episodio di MotoGP come questo, e non è un episodio normale, bensì è un episodio speciale, perché si correrà il 30 maggio 2021 il GP d'Italia, ovvero il Mugello. Ragazzi, il tempio della velocità, il Mugello, forse l'ultimo Mugello di Valentino Rossi. Fa male dirlo, Ale. Fa male dirlo, ma ne parleremo meglio nel prossimo episodio. Vi terremo aggiornati se abbiamo intenzione di fare qualcosa di speciale per il GP d'Italia. E quindi, Tiziano, possiamo dirlo, da Alessio e da Tiziano è tutto, immergiamoci.